Quindi è tutto marketing. Niente qualità. Niente di niente. No, la domanda che mi ponevo oggi è tutto marketing o alcune cose hanno veramente un valore giusto? Giusto, mettiamola così. Sigla. Allora, ben ritrovato sul mio canale. Oggi è il 18, 18, 18, 18, 18. Mazza da quant'è che è un cambio e il numero sul calendario. Ben ritrovato, non è domenica, oggi è un mercoledì di agosto. Allora, finalmente è arrivato il momento tanto atteso. Allora, premetto subito, ringrazio Federico di Venezia per il regalo che mi ha fatto e sarà appunto oggi la mia sbarbata incentrata su questo magnifico regalo. Ma non è un regalino, o un regalone per chi è amante dei rasoi di sicurezza. Questo secondo me, modesto parere personale, quindi posso dire quello che mi pare. È il gioiello, è veramente l'alta meccanica, qualitativamente eccellente, non gli puoi dire assolutamente nulla. Allora, te lo faccio vedere, ma fermo, non te muove perché fermo. Ragazzi, ti sei seduto? Sta già l'ambulanza, sta buono. Allora, finalmente tra le mie mani abbiamo il re. Oh, si chiama così, non è che lo dico io, ancora non ho provato, quindi non lo so. E parliamo del re, eccolo qua, te lo faccio vedere il Rex. Allora, questo me l'ha regalato, come ho detto, Federico, lo ringrazio. È il rasoio costruito in America da Razor Emporium. Razor Emporium è quel sito sul quale spesso vi mando per cercare gli anni di costruzione dei rasoi, i famosi Gillette Data Code. Finalmente si trova anche in Italia, quindi non c'è più tanto problema per la reperibilità. È un rasoio da un certo costo, molto molto importante, viaggia sui 2,50. Detto subito, tu direi, oh sì, mo io vado a spendere. È questione dei gusti, è questione anche di volontà di avere qualcosa che sia veramente eternamente definitivo. Sì, perché a me mi ha sempre dato l'idea di essere, diciamo così, studiato, costruito come i vecchi Fatboy o Slim Adjustable, quindi regolabili. Cambia perché ha delle somiglianze con rasoio un po' più, diciamo così, non dico vecchiotto, ma meno conosciuto ai più. Andiamo per gradi, cominciamo a vederlo. Allora, eccolo qua. Intanto lo dico, è un rasoio da 87 mm di lunghezza, pesa 106 grammi e ha un gap che varia da 0,30 a 1,30 mm, quindi già partiamo da 0,30, comunque già accettabile, poco, ma va più che bene. Allora, la bellezza di questo rasoio è anche la confezione rifinita in tutte le sue parti, cioè non stai a acquistare il classico rasoio, non è per niente, fascia economica, ma qui acquisti veramente la qualità, detto proprio francamente. Allora, c'è anche la possibilità di registrare il rasoio sul sito. Questo è l'adesivo che andrà logicamente adesso schiaffato lì, sperando che non si stacchi. Scusa, se mi viene il colpo da tosse d'anziano che guardi i cantieri, non so io. Allora, eccolo qua. Questo è il certificato che dice che è stato controllato, ispezionato e bla bla bla. Tipo i giornalisti quando gli prende qua è tinticarello, loro ne dice, no? E che devono andare avanti a parlare nel servizio e non gliela fa, senti che cambia le voci, mi capita pure a me ogni tanto. Allora, andiamo avanti con la nostra scoperta. Eccolo qua, finalmente il nostro Rex, il nostro re. Allora, ripeto, scatolina fatta nei minimi particolari, veramente veramente molto bella, bella appunto l'accuratezza della confezione, ti fa capire che si parla di qualcosa di veramente importante. Allora, abbiamo un rasoio che ha delle forme che richiamano un altro rasoio che era il francese Gibbs, che venne prodotto dal 32 fino al 50, se non mi sbaglio. Su per giù la forma richiama un po' quella, anche se io romanticamente lo voglio paragonare a uno dei miei best seller che adesso non trovo. Infatti, ogni volta dove fai video non mi preparo le cose, proprio manco scelta la meta, quindi ti dico, sono proprio folle, completamente folle. E infatti mi sposto dall'inquadratura in modo tale che tu ti arrabbi e io me la rido e mi diverto. Allora, no, aspetta, non lo trovo, non te muove.
Rimani là, fermo. Già persa l'attenzione, già si è scappato via. Vabbè, io ripeto, romanticamente lo vado a paragonare, certo non è il mio preferito fat boy, però voglio dire che stiamo lì, voglio dire, io ho il pacchettino con tanto della mette che devo scegliere. E oggi lo abbino con, penso, il top delle profumazioni che a me fanno veramente impazzire, la Castel Fox 1445, veramente un ottimo prodotto, un vegetale che veramente dà una pista a tanti bei vegetali che conosciamo. Allora ho scelto Feather, tanto per cambiare, insomma, rimano sempre in casa i giapponesi, ma va bene. Torniamo a parlare del Rex. Allora, il Rex sotto a parte, vabbè, che è cavo, questo rasoio è completamente smontabile, si smonta tutto, cioè parte dall'A alla Z, dal copri testina, dal perno, dalla piastra, te lo posso assicurare, ma dopo se ci riesco lo smonto tutto, ma già lo so come si smonta. Si toglie via questo, si svida il manico, si svida la ghiera, si svida la molla e si svida pure appunto la piastra di sicurezza. Veramente un bel rasoio, fatto molto bene, materiali di qualità, perché parliamo di un acciaio inossidabile 3,16. Poi se non sai che è il 3,16 non ce la posso fare niente. È un autobus che passa, ma è un... aspetta che devo richiudere i caschetti, mannaggia la miseria. E devo dire che veramente eccellente. Oh, lo trovi sul sito, rasoigotfella.com, quindi se ti interessa vattene a comprare prima che finiscono, che ogni volta che si parla di una cosa, puff, spariscono. Allora, ripeto, Rex con il numero seriale, la cosa che non te l'ho fatta vedere, eccolo qua, si vede malissimo, eccolo qua. Quindi un rasoio che secondo me potrebbe essere definitivo, lo dico così perché ancora non l'ho provato, quindi lascio tutto in forze. Ripeto, bella regolazione, anche bella cattiva. Adesso andiamo a vedere subito, e almeno rompiamo un attimo gli indugi. E mazza quanto parlo, mamma mia, se faccio un comizio faccio addormentare la gente proprio, mi si addormentano se le panchine, a parte il caldo che sto a morire. Lascia fare. Allora aspetta, un po' d'emozione, scusa, perché comunque non mi è mai capitato di provare un rasoio del genere. Penso che, ripeto, fossi stato lì, e ci ho pensato più di una volta, ti dico la verità, se fossi stato il, diciamo così, consumatore normale, ma no perché sono diverso dal consumatore normale, però se stavo in cerca di un rasoio magari, appunto, definitivo, senza poi comprare altri con gap inferiori, superiori, pettini aperti, non pettini aperti, comunque un gap bello esposto come questo non ti fa sentire la mancanza appunto del pettine aperto. Allora guarda, te lo faccio vedere qua, si vede meglio. Allora, questo è il gap proprio a 1, quindi quello basic, cioè lo vedi anche da te, aumentiamo piano piano. Il bello dei regolabili appunto è avere un rasoio multifunzionale. Guarda, mi vedi? Sì, sembra un Blade Runner, guardami un po', tiè, guarda roba, qua non è che ci passa il cane casco, ci passa tutta la famiglia dei cani. Allora io sinceramente voglio andare abbastanza tranquillo, quindi vado a metterlo su, andiamo su 3, ti accontentiamo tutti su 3, dai, andiamo a provarlo. Allora, il mio immancabile Evo, settembre forse, forse settembre, allora eccolo qua, dice quanto durano i saponi, per me se li conservi bene una vita, poi sono scelte, Allora, goccetto d'acqua, bagno il viso e torno subito a te. Ah, ambassador. Logicamente il mio consiglio è quello di è quello di acquistarlo in Italia per evitare di pagare dazi contro dazi. Lo trovi tu, ripeto, sul sito se sei interessato, se te fa gola. Poi logicamente io le cose le provo, poi sta a chi guarda il video se gli interessa o non interessa, o semplicemente vuole vedere come lavora sto rasoio. Allora, sgocciolo, faccio qualche altro impacchetto. Mazzi e basettoni, oltre a Valentino Rossi. Allora, vado. Allora, sempre detta quasi una crema questa proprio, quindi occhio quando prelevi, perché se no te la porti fuori è un gran peccato. Io poi la lascio riposare ad asciugare e via. Logicamente con il caldo è molto più malleabile rispetto all'inverno, però va bene così. Allora, premontaggio, ormai sto fissa per questa cosa, via, perché non vedo l'ora di provarlo. Poi la cosa di questo vegetale è che con il caldo e con anche il tempo gli oli essenziali escono o vanno sotto, nel senso si un po' staccano,
non si separano, trasudano un po' sempre nella confezione, ma la profumazione rimane intensa, bella, piacevole, così come era qualche tempo fa. Solo che mi sa che ne ho preso una quintalata. Sì, ne ho preso pure un po' troppo. Ma quanto è buono, questo pure d'estate mi piace. Poi ognuno nelle fragranze ci sente, non quello che gli pare, attenzione. Se va bene per l'estate, se non va bene per l'estate. Me, quando una cosa piace, anche se è invernale, va bene lo stesso. Tranne i sandali che se usano d'estate che sono più comodi. Allora, vado, eh? Mazzo. Tanta roba. Certo che il pennello caldo non mi sta a fare proprio quell'effetto di piacere, perché sembra che mi sto a passare termosifoni sul viso. È un gran problema. Allora, penso che io abbia raggiunto il massimo della. Posso aggiungere ancora acqua perché ancora non è totalmente lucido, quindi non è un montaggio proprio perfetto al 100%. Altra cosa bella è il manico, questo manico così gripposo, veramente gripposo. Andiamo a testare, no? Mazza che assassino! Ammazza che assassino! Ma se è confortevole, ti devo dire di no. E come faccio a dirti di no? È molto confortevole. Già a tre lo sento abbastanza cattivello, eh. Poi io, ripeto, non sono amante di queste sfide. Ah, metto quello. Vado con l'aggressività maggiore. A che ti serve? A fatti via in giro. Sta a fregare. No, io sono da piano perché me la gusto proprio. Non oso immaginare cosa sia questo rasoio messo a 6, non lo voglio neanche immaginare, non lo voglio immaginare proprio. Cioè, senti, a parte vabbè, pesa, si fa sentire molto il peso, si fa sentire veramente tanto. Io che comunque vi dico più gli allumini, devo dire che il peso è bello presente e influisce, però veramente il manico riesce a, ma è logico anche, no? Ad essere veramente tenuto in totale sicurezza, come se fossi in geco. Questa sta a fa in viso è qualcosa di magnifico, veramente notevole, veramente notevole. Altro giro, altra corsa, andiamo. Yeah. No, però c'ho bisogno di acqua, metto l'acqua fredda, vado contro tutti i principi della termodinamica, però scherzo logicamente la termodinamica, eh. Se no poi trovo chi mi scrive, ma che c'entra la termodinamica? Che ne so, signore? Io l'ho detta, ma non è dirlo. Allora, contropelo, ti dico la verità, vorrei un po' chiudere il gap per il contropelo, però vabbè, diamo dimostrazione alla scienza. Spazza via tutto. Devo dire che, essendo la prima volta che lo utilizzo, diciamo così, mazza molto assurda, il peso un po' non mi sta aiutando, però
Come tutte le cose gli fa un po' la mano. Sono morite caldo. Vento sembra che sia in Vietnam. Confortevole, in zona del mento. Ammazza, oh. Logicamente devo ringraziare anche la Feder. Non è soltanto merito esclusivo del rasoio. Micidiale proprio. Andà piano perché impara a conoscerlo, non è per niente. Aspetta, mi sciacquo un attimo il viso, vediamo, devo fare qualche ritocchino. Vieni da qua, stragi le vedi, stragi le vedi, vado a calare pure tutto bene, se no poi c'è il processo alla corte marziale che... dove vai? Non scappi a tetti. Eccolo qui. Mazza, mo sono torto male il sapone. Il professionista fa queste cose, non si può vedere, eh. Allora, ai ci ci scherzo sempre, eh. Faccio auto, come si dice? Allora, buona profondità, ripeto, veramente notevole. Veramente rente notevole. Allora, l'unica cosa è che bisogna prendere la mano con il peso. Sarà anche una questione mentale, perché potrebbe essere anche una questione mentale che mi porta a essere un po' indeciso nei passaggi, perché non lo conosco bene e appunto aver percepito subito, messo a tre, regolato a tre, una super efficienza, devo dire che è tanta roba. E questo è uno di quei rasoi, dico, che sono definitivi, perché te, al di là che costa così tanto, ma lo compri una volta, non c'è più bisogno, secondo me, di tanti altri bei rasoi. Poi se uno li vuole provare per curiosità, ben venga, ma se cerchi il rasoio definitivo, stai pur sicuro che questo fa il suo egregio lavoro. È come appunto i vecchi Gillette, che nonostante ciò, passati gli anni, ancora stanno qui, ancora lavorano. Poi no, testina perfetta, testina che ti permette di lavorare tranquillamente nella zona del mento in modo molto ergonomico e penso, credo che sia anche molto comodo per la zona baffi, quindi veramente il top, veramente il top. Io non so, che devo fare, gli devo mettere la corona, solo quello posso fare. Allora, io adesso ti faccio vedere la lama. Eccola qua, rimasta appiccicata, quindi quando togli la metta fai molta attenzione, fa un effetto ventosa, quindi stai molto attento. Adesso lo vado a pulire, mi raccomando, siccome sono dei rasoi, non dico delicati, perché essendo acciaio inossidabile non è delicato, cioè, però insomma, smonta tutto. Consiglio mio è ogni tot mettergli un goccino di olio. Io uso il Ballistol per dirti, sui regolabili, sugli altri non ne vedo neanche la necessità, detto francamente. Asciugalo bene e poi passa un po' d'olietto, perché tanto è semplice da smontare, veramente so,
Guarda, ti faccio un esempio. Nonostante ciò, io non ho tolto questa, che è stata studiata per non far cadere il nottolino. Io posso tranquillamente aprirlo, posso levare tutto, tutto posso levare. Quindi niente, che te devo dire, io penso che se avessi acquistato il Rex soddisfatto appieno e non ci avrei avuto più bisogno, ma sì, giusta una leggera curiosità di altri rasoi. Vabbè, che te devo dire, mettevo un po' di aftershave, balsamo dopo barba, no, non è balsamo, questo c'ha l'alcol, lo mettiamo un pochettino e poi mi do una botta di eau de parfum, sempre della 45, a me piace moltissimo. Allora, devo dire, zero fastidio in viso, nonostante ciò, una puntina di alcol in questo after c'è. Sinceramente non sento niente. Bella rasatura. Magari la Feather, insomma, ci avrei messo... avrei messo qualche cos'altro. Questo è sempre tornando al fatto che è molto soggettivo, ogni cosa che uno prova è soggettiva e si comporta, secondo me, in maniera variabile rispetto a... No, grandi fastidi non ce l'ho. C'ho soltanto un piccolo qua, ma quello è normale perché comunque è una zona molto per me difficile da gestire. E vabbè, oh, ti ho detto tutto, Rex. Solo una parola, non potevano azzeccare il nome. Non lo potevano, guarda, non potevano scegliere altro nome che questo. Vabbè, detto questo, noi ci vediamo alla prossima video recensione. Lo trovi sul sito. Poi fai tu. Buoni acquisti e buone sbarbate da Luca. Grazie.